Stati Uniti, situato nella splendida città di Austin. Proprio qui nel 2018 Kimi Raikkonen ha stupito tutti, tornando alla vittoria dopo ben 114 gare. C'è sempre un record da infrangere, quindi mi chiedo, quale sarà il prossimo? Eccoci sul circuito delle Americhe, situato a 22 km di distanza dalla grande città della musica, Austin. Questo circuito ha un giro da circa 5,5 km, con 20 curve, 10 a destra e 10 a sinistra. Le velocità massime raggiungono i 320 km/h e non mancano opportunità di sorpasso, soprattutto in curva 1 e 12, dove si arriva con DRS aperto. Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi, dopo le fantastiche qualifiche di ieri. George Russell ha chiuso le qualifiche con il miglior tempo ieri e partirà oggi dalla pole position. E il talentuoso Carlos Sainz completa la prima fila. Per quanto riguarda il resto della griglia, Hamilton, Norris, Charles Leclerc e Verstappen, il Duca, Ocon, Fernando Alonso e Kevin Magnussen, Gasly, Tsunoda, Sebastian Vettel e Albon. Ricciardo inizierà più indietro a causa di una penalità in griglia di partenza presa in precedenza. Bottas, Lance Stroll e Guan Yu Zhou, Mick Schumacher e Nicolas Latifi. Chissà chi tra questi talentuosi piloti riuscirà a prevalere oggi. La giornata si prospetta difficile per i nostri piloti. Cosa terrai d'occhio mentre si dirigono verso curva 1? La partenza è il momento più difficile dal punto di vista del fuso. C'è sempre il rischio che qualcuno commette errori o prenda male le distanze, considerato l'affollamento di auto in uno spazio di pochi metri. Se gli incidenti sono così rari, dobbiamo solo ringraziare il talento dei piloti. Abbiamo qualche punto in classifica. Continuiamo così e cerchiamo di concludere anche questa gara fra i primi 10. Eccoci qui nella decima puntata di F1 22. Stavolta, come potete ben vedere, ci troviamo in Texas, nel circuito delle Americhe. Oggi partiremo in settima posizione e proprio davanti a noi, proprio di fronte a noi, c'è Charles Leclerc, che per oggi c'è il match point per lui. Comunque, siccome in curva 1 c'è un tornante bello vasto, possiamo guadagnare tante posizioni. Quindi c'è buona possibilità di far perdere qualche punto Leclerc. Quindi, come sempre, vi invito a lasciare un bel pollicione in su e di iscrivervi al canale. Mando le chance, iniziamo. Aspettate, devo mettere... ecco, così. 1, 2, 3, motori, 4, 5, lo sfondimento del via del Gran Premio degli Stati Uniti che scatta adesso con bella la partenza, buona. No, peccato, potevamo essere là con Russell. Allora aspettate, aggiustiamo un po' le cose. Grande, primissimo. Ci sono primo! Chi se lo sarebbe mai aspettato? Hai visto? Grande, bravissimo. Grazie. Anche in esempio questa posizione. Sì, ci proveremo. Sainz grande. Norris terzo, indovinate un po' Russell, da primo a quarto. Ok. E non so dove sia Leclerc. Mi sa che si trova dietro alle Alpine, aspettate. Voglio vedere. Decimo, caspita. Quindi forse c'è la possibilità di andare leader del mondiale. Eh sì. Perché dall'ultima gara a Monza siamo dietro le Leclerc di 18 punti. Se io ne guadagno 25 e lui 0, oppure 1, 2, siamo leader del campionato. Fai 6-7 punti avanti. Sì. No, mi sa 7. Comunque dai, l'importante è di mantenere questa benedetta prima posizione, che oggi forse ci farà, ci donerà una
vittoria importantissima per rilanciarmi nel mondiale. Oh, Hamilton, che staccata ha fatto sul compagno di scuderia Russell. È ruota ruota tra i migliori amici Sainz e Lando Norris. Buono, dai, su, perdete tempo con la vostra amicizia. E intanto vado a vincere la gara. Norris secondo. Ma quando mai Norris? Spero. Lo Snake del Texas mi ricorda molto Magnus e Beckett di Silverstone, ti ricordi? È vero. Incredibile, siamo in testa alla gara. Mamma mia, cioè siamo in testa alla gara, ma non vi rendete conto che stiamo guidando la gara da settima a primi. Tipo Verstappen da decimo a primo in Ungheria. E pensate che là, nella vittoria intendo, si è girato addirittura. E come sempre la Ferrari ha sbagliato la strategia, vero? È vero, sì. Vediamo di prenderci anche il giro veloce, ma ci non credo. Già. Sì, ma vabbè, comunque vediamo se riusciamo a rinnovare il giro veloce. Norris è attaccato alle nostre spalle, sta dietro il nostro sedere. Sì, si avvicina con te. Sì. Norris, giro veloce, 1.34, 965, invece 1.35, 392. 4 millesimi. Beh no, di un decimo. Abbiamo guadagnato molto in un curva 1. Nonostante che l'ala sia un pochino, sia leggermente danneggiata, siamo in testa alla gara, E la macchina sembra ben maneggevole, a quanto pare. Mamma mia, cioè, sono fiero di me, sono fiero di me stesso che sono arrivato in prima posizione, ma adesso devo mantenere la testa bassa perché adesso Norris avrà il DRS. È vero, eccolo. Attenzione, chiudiamo la porta, quasi mi tampona. Vale. E ci manteniamo la prima posizione. Attenzione, non è ancora finita. Gli chiudiamo la porta. Sbaglia leggermente Lando Norris. Ormai sono un commentatore di Formula 1. Vorrei prendere il posto di Carlo Manzini, ma non è il momento adesso. Ce la giochiamo io e Norris. E anche Sainz. E anche Carlos Sainz. Attenzione, non mi passi, vuoi a te se mi passi? Sainz l'ha passato adesso. Bene. Sainz seconda posizione. E vedo che Leclerc sta perdendo tanto. E mi sa che è anche fuori dalla zona punti, da quanto ho visto nella minima mappa. Attenzione. Buono. Dai, forza. Perdete tempo. Fatemelo guadagnare sto cavolo di tempo. Forza. Norris, sempre lui, secondo. Mamma mia, cosa volevo fare Norris? Contatto tra Norris e Russell, attenzione. Faccio passare Carlos Sainz. Così avrò il DRS. Come me la sono tenuta. Sospetta, capi, rischi di la sì, ma tanto Norris mi ha passato, quindi niente penalità per noi, grazie a Dio. Vai, dai, tienila. Siamo infuocati, babbo, siamo infuocati. Grande. Magnussen addirittura quinto. Con l'assist. E tutti dietro stanno, Gabriele. Sì, tutti. C'è anche Leclerc. Mamma mia! Ha sbagliato Norris. Russell secondo. Vuole assolutamente vincere sta gara, ma non c'è speranza, bello mio. Andato lungo. Lungo Russell.
ultimo giro del Gran Premio degli Stati Uniti. Mamma mia, di sicuro me la ricorderò questa gara. Questa sarà un'occasione d'oro per il mondiale, o sbaglio? È vero. O mi sto inventando? No, no. Attenzione. Attenzione, oh Sainz, oh Sainz. Attenzione, forza, forza. Dai, tienila, buono, buono. Stanno perdendo un sacco di tempo là dietro. E adesso sono tavoli amari per noi. Curva 11, attenzione. Per l'ultima volta. E adesso tutto può decidersi in curva 12. Tutto può essere deciso in curva 12, attenzione. Attenzione, Russell ci vuole provare. Ci prova infatti. Ma Carbonara fa la staccata, no! No, non va bene. Non va affatto bene, signori. Dobbiamo vincerla, sta gara. Oh, ruota, ruota. In curva 13. Curva 13. Bello. Bello, sì. Ce la teniamo alla prima posizione. E adesso arriviamo in curva 16, 17, 18, 19 e 20. Oh, lungo Russell. E c'è Sainz che vuole già attaccare. Curva 19 per l'ultima volta. Ultima curva. Campione Pio Campanella vince in una maniera rocambolesca il Gran Premio degli Stati Uniti. E va leader del mondiale. E va leader del mondiale. Pilota del giorno, infatti. Sì! Woohoo! Yeah boys, come on! Yes! Woo! Da settimi a primi, signori! Vediamo, vediamo la classifica adesso. Di sicuro sarò il leader del campionato, mo vedi, eh! Mamma mia! Il Duca! Soprannominato! Mamma mia! Che sudore! Nonno Leclerc! Sì, siamo davanti alle Leclerc di 5 punti! Sì, e vediamo poi nei costruttori. Beh, 10 punti dietro alla Ferrari. Mamma mia! Mamma mia, che gara! Ci sto sudando, non sto scherzando. Devo respirare, signori. Vabbè, comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate almeno 10 like per il prossimo e iscrivetevi al canale per il gran finale ad Abu Dhabi, dove si deciderà il mondiale tra me e Leclerc e anche Carlos Sainz, che sta dietro di noi di 23 punti. Potrebbe. Però c'ha meno possibilità con Sainz. Comunque, alla prossima, ciao! Ciao!